Ehi ragazzi, allora benvenuti all'altra lezione di SOS Turismo Dentale e ospite speciale oggi qua da Londra, Livio Racovizza. Un applauso a Livio. Non parla italiano, non parla sardo, ve lo faccio vedere in questo video. E uno di loro ce l'abbiamo qua oggi. Ok, uno dei migliori designer al mondo è qua, ce l'abbiamo tra noi. Ok, quello che faremo oggi è la presentazione di intanto la linea superior. Vi faremo vedere quella che è la base che c'è dietro alla nuova linea che è stata sviluppata gli anni scorsi, e in più vi faremo vedere anche cosa ci sarà in futuro. Ok, le linee successive sul quale sono già al lavoro, su quale stanno già lavorando, e vi faremo vedere come viene fatta una di queste linee in diretta. Ok, in diretta live proprio, non solo in diretta live sul gruppo, ma ve la facciamo vedere proprio in diretta con Livio, che è un designer appunto che va a caricare ora un file, e vi spiegherò io a parole semplici quelli che sono i vantaggi. Quello che vedete qua sopra è il software che viene utilizzato, è il software più utilizzato al mondo per la realizzazione digitale, quindi dei denti. Quello che si va a fare è caricare fondamentalmente dei file, delle scansioni della bocca del paziente su questo software, e una volta che abbiamo caricato, questi sono per esempio tutti i pazienti che abbiamo in memoria. Ok, c'è di fianco nome e cognome del paziente, ci sono i codici. Cioè io praticamente quello che vi ho detto anche altre volte, noi abbiamo tutti i denti dei pazienti con le linee digitali in un archivio digitale. Quindi io posso andare a ristampare i denti di un paziente. Okay, questo è il primo grosso vantaggio del lavorare con il digitale. Quindi avere la ripetibilità di un lavoro che si inizia a fare. Voi direte, vabbè, scontato, dovrebbe essere così, normalmente, no? Dovrebbe essere così per tutti. È il futuro questo. Tutto quello che vi faccio vedere oggi, che noi facciamo anche qua in Moldavia, non è una cosa scontata, è una cosa che si fa in pochi centri. Perché quello che facciamo noi qua è anticipiamo il futuro, facciamo molto sviluppo, ricerca, siamo in connessione con i centri che fanno questi tipi di lavoro nel mondo, e le menti che fanno i design sono tutti raggruppati insieme. Lui è una di queste menti. Okay, una di queste menti che con cui facciamo anche corsi, sono anche persone certificate Exocad, quindi la casa produttrice del software fa anche delle certificazioni. Non è che tutti possono utilizzare questo software e essere certificati, bisogna aver fatto dei corsi specifici per fare questo. Quello che c'era un paziente l'altro giorno che ho portato con me al laboratorio qua di fianco, eccolo lì. Ok. Tu, vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perché se no pensano che dico le bugie, pensano, Non no? fa da capi, eh? No, no, nessuna cavia. Ok, lucra, lucra. Siamo entrati, ok, ci presentiamo. Paolo, ci siamo fatti un tour del laboratorio l'altro giorno, quando, 2 giorni fa. Ieri, laboratorio qua di fianco. A un certo punto c'era una sedia vuota. Hai Sì, visto? E cosa succedeva c'era il allora? computer che si muoveva. Sì, è Immagino. evidente che c'era qualcuno che lo interagiva con esso, ma non lì. Non c'era. Cioè, c'era il computer che stavano lavorando sul computer, ma non c'era nessuno seduto al computer. Perché? C'era laboratorio in qualche altra parte del mondo Che stava lavorando. che stava lavorando. C'erano i designer connessi che stavano producendo la linea dentale. Si Noi vedevano possiamo sul vedere in software. tempo reale quello che stanno facendo e controllare. Questo è un grosso sconvolgimento a livello mondiale, perché
Questo lavoro che lui sta facendo qua sul computer, che sta caricando, lo stanno magari visualizzando adesso a New York. Ok, dall'altra parte del mondo, in tempo reale, stanno verificando e loro si possono anche connettere qua e lavorare in due o tre persone. Ci può essere anche una squadra di persone dedicata magari sulla parte estetica, che mi fa tutta la parte estetica anteriore dei denti, e un'altra persona che mi carica, mi sta lavorando nel frattempo sulle giunture agli impianti. Questo è il software di disegno che si utilizza. La persona che utilizza il software, quindi il secondo grosso cambiamento, il primo vi ho detto è che posso andare a stampare la libreria dei file. Il secondo grosso sconvolgimento è il fatto che non c'è più un luogo di lavoro definito per chi fa il design. Okay, chi realizza i denti, chi fa il progetto per esempio della Ferrari, possibile che lavora dalle Maldive, okay. Però la squadra di progettisti, una parte è delocalizzata a Dubai, un'altra sta magari in California, e si procede in maniera parallela alla realizzazione del design, magari chi fa la struttura, chi fa la distribuzione dei cavi, chi fa la distribuzione magari delle lamiere. Questo è il grande secondo sconvolgimento. Quello che posso dottore? Vai, puoi andare, puoi andare. Un altro grosso cambiamento di questo è il fatto che noi possiamo andare a fare delle modifiche di forme semplicemente andando a cambiare con delle librerie di file di forme di denti che già esistono reali. Con un clic io posso andare, se non mi piace la forma dei denti, cambio la forma dei denti, carico un altro disegno di denti. Mentre prima, quando non si lavorava col digitale, bisognava fare le fotografie, stampare, fare dei disegni e disegnare. Il tecnico, che se era bravo, riusciva anche a tradurre quello che era sul disegno in un qualcosa di fisico, e il paziente doveva anche avere la pazienza di sottoporsi a tante prove, però non potevo fare, che ne so, 10 prove di forme diverse in un minuto. Io in un minuto posso caricare 10 forme diverse e posso mandare in stampa 10 modellini diversi. Dopo 2 ore ho 10 prove diverse. Provo questi, come vanno? Piacciono? No. Prova l'altro, prova 2, prova 3, prova 4. Ok. Voi lo date per scontato. Non è così. Vi sto parlando del futuro. Ok. È come avere tante parrucche, che uno si prova la parrucca, ti guarda. Provi un altro, e ok. Questa, mi, quella, ok. Proviamo a tagliare così. Ok, ora come faccio? Hai tagliato la parrucca? La scannerizziamo. La scannerizziamo e la riportiamo sul computer. C'è uno scanner intraorale che abbiamo giù, facciamo delle modifiche in bocca e quelle modifiche le possiamo andare per esempio a ricaricare sul primo file. E quindi questa è la terza grande implementazione, a dire il vero 4, bene in verte. Riepiloghiamo, la prima, chi se la ricorda? L'elenco, quindi il database. La seconda, delocalizzazione del lavoro, ok. La terza è il poter lavorare in team, interagire con più team, altri, più persone, ok. La quarta è poter fare prove su prove prima di andare a stampare il risultato definitivo, che posso fare delle, vedete che qua già mi ha caricato un design lì sopra. Livio, non piace il design, schimba la design, avevo un design mai buono, dopo faccio. Bene, dopo lui va a cambiare per esempio il design. Ora lui sta andando a spostare i denti. Vedete che i denti ora li sta spostando a mano. Ok, ma i denti si possono anche spostare in maniera automatizzata usando l'intelligenza artificiale. Va automaticamente a caricare i denti in una posizione precisa che ha calcolato in base ai contatti e alla dinamica della bocca. Perché voi vedete dei denti statici qua, ok? Livio nel frattempo sta lavorando, ma la verità è che noi possiamo anche andare a caricare dei movimenti standard, cioè la bocca di sopra rispetto a quella di sotto la posso anche far muovere, e quando si muove il software mi indicherà, lo vedremo più avanti, non vi anticipo troppo, mi indicherà anche dove vanno a toccare i denti e mi colora in diversa maniera dove toccano poco e dove stanno toccando molto, e se c'è un punto di impatto critico va a ricalcolare automaticamente la forma.
quella è intelligenza artificiale. Infatti avete visto prima il video, i prossimi anni ci sarà un grosso scontro tra le automazioni nei software e i designer, i top designer, che comunque a mio parere non scompariranno mai, perché una macchina è sempre una macchina, fuori controllo. Se non c'è il controllo del processo, c'è il rischio di fare grossi danni, stampi delle cose che sono precise ma inutili, oppure che sono molto ben fatte inutilmente. Serve quello, sempre servirà.